Il Brindisi ottiene la prima vittoria casalinga superando per 1-0 il Matino in un match fondamentale. Le due formazioni infatti prima della gara erano appaiate in fondo alla classifica. Decisivo il capitano Spinelli che bissa il gol vittoria dopo la rete realizzata nell'esordio stagionale in Coppa Italia proprio contro la formazione salentina. La società biancazzurra prima dell'inizio della gara ricorda la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore del Brindisi in Serie B, con un toccante minuto di silenzio. Di Costanzo punta sul tandem Lopez-Troveda al primo minuto con Triarico e Rechic a supporto. Mister Antonio Toma invece sceglie Leuci, D'Andria, Prete, Michel, Fina, Mangione, Tarantino, Chornomaz, Stauciuc, Inguscio e Monopoli. Primi minuti carichi di tensione senza affondi da parte di entrambe le formazioni. Al 14esimo Triarico trova con una palla filtrante Lopez, ottima la risposta in uscita di Leuci. Al 17esimo tiro cross insidioso di Triarico, l'estremo difensore salentino alza sulla traversa. Minuto 23, Lopez riesce a girarsi in aria e trova il gol, ma il direttore di gara annulla per un tocco di mano dell'attaccante. Alla mezz'ora Monopoli parte sul filo del fuorigioco e conclude in corsa, palla fuori di poco. Passano 4 minuti ed è Tarantino a provarci dalla distanza, blocca Cerveller. 43esimo, ingenuità di Michel che già ammonito commette il secondo fallo e saluta i compagni lasciandoli in 10. Dopo 2 minuti, episodio decisivo. Dagli sviluppi di un corner, Spinelli trova la deviazione giusta e sblocca la gara, Brindisi in vantaggio. Fondamentale la conclusione di Galdan che trova sul secondo palo il capitano biancazzurro. Nel primo minuto di recupero Lopez potrebbe raddoppiare ma non riesce a concludere. La ripresa si apre con gli stessi giocatori che hanno chiuso la prima frazione. Nonostante l'inferiorità numerica, il Matino prova a fare la gara e pareggiare. 27esima azione personale di Silvestro, tiro al lato. Minuto 33, lancio per Monopoli che supera Cervellera, ma è tutto fermo per posizione di offside. Tanta la tensione in campo, fioccano i cartellini gialli, molti calciatori biancazzurri in difficoltà fisica. 41esimo, tiro cross insidioso di D'Andria che spaventa la difesa dei padroni di casa, nessuno però riesce a deviare. Dopo 5 minuti di recupero finisce il match 1-0 per il Brindisi che può festeggiare sul campo del Fanuzzi, tanto rammarico per gli ospiti delusi dall'esito dell'incontro.